Ben ritrovati qui sulle Fonti TV, un saluto a tutti i nostri amici che seguono questo appuntamento periodico con la rassegna stampa di Le Fonti Legal, la trasmissione dedicata proprio alla rassegna dell'omonima rivista Legal, una rivista mensile verticale dedicata al mercato legale. Io ovviamente prima di iniziare saluto Gabriele Ventura, il mio collega e vice direttore della rivista. Ciao Ciao Gabriele. Simona e un saluto ai nostri telespettatori. Insieme a Gabriele, come di consueto, andremo a guardare la rivista Legal. In questa puntata, in particolar modo, parleremo del numero di settembre che potete ancora trovare in edicola. Ebbene, iniziamo subito a dare uno sguardo alla copertina. La copertina di questo numero di Legal di settembre, è dedicata a un asset importante, Italia-USA. Leggiamo insieme il titolo: Italia USA asse per il business. Gli ultimi dati AmCham certificano la crescita dell'interscambio tra i due paesi. La ricetta per sbarcare oltreoceano. Ne parleremo meglio con Gabriele. Sempre naturalmente guardando la copertina in pancia troviamo anche un richiamo di quelli che sono alcuni degli articoli più importanti che poi troviamo all'interno. Troveremo all'interno. Iniziamo guardando un attimo in pancia la copertina. Nella sezione finanza si parla di obbligazioni sostenibili, continua il boom, ma l'Italia è ancora al palo. Nella sezione invece impresa e lavoro si parla di Cyber Security Act e in questo caso naturalmente approfondiremo l'argomento con Gabriele e infine nella sezione attualità, come di consueto, la classifica, in particolar modo in questo numero si parla degli studi legali al top nel restructuring. Sfogliamo la rivista, iniziamo da sommario. Nella sezione somma, nella, nel sommario troviamo le varie sezioni di cui si compone la rivista, leggiamole velocemente: protagonisti, attualità, giustizia e professioni, fisco, finanza, impresa e lavoro, innovazione e marketing. Infine la rivista si chiude con professione avvocato. Procediamo oltre, iniziamo dalla sezione protagonisti. Nella sezione protagonisti vi è appunto un interessante dossier realizzato da parte della nostra redazione, da parte della redazione Legal, che riguarda proprio l'asset tra Italia e America. Andiamo a leggere insieme il titolo: Made in Italy, affari a stelle e strisce. I dati AmCham parlano di una crescita costante delle esportazioni in USA che privilegiano le tre F, food, fashion e furniture. Ecco la ricetta per sbarcare sul mercato americano. Dunque, Gabriele, allora approfondiamo questo articolo che poi è un articolo a cui è stato dedicato la copertina. Si parla di asset Italia ed America, il Made in Italy. Ecco, anche il Made in Italy sarà assoggettato a quella che è la politica commerciale protezionistica americana? Ecco, è la premessa appunto che è una copertina un po' particolare per la rivista Le Fonti Legal. Siamo abituati a vedere come protagonisti avvocati, general counsel e figure legate al mondo legale. In questo caso abbiamo voluto comunque dare peso a questo, insomma, a questo asse, no, tra Italia e Stati Uniti, anche per celebrare la media partnership che abbiamo siglato con AmCham, che è la Camera di Commercio americana in Italia. E con cui lo ricordiamo, Le Fonti TV ha stipulato una media partnership che si tradurrà proprio in un format pensato per creare network e diffondere best practice di manager professionisti e figure istituzionali. Quindi restate collegati con noi perché insomma vedremo questo interessante programma. E per quanto riguarda l'articolo, tra l'altro di estrema attualità, visto che giusto pochi giorni fa sono stati annunciati i dazi, no, che hanno colpito l'Italia e alcuni prodotti italiani, affrontiamo proprio l'andamento del rapporto commerciale Italia-Stati Uniti, che in realtà da quello che ci raccontano i protagonisti di AmCham c'è un rapporto molto forte, soprattutto dall'Italia verso gli Stati Uniti. E tra le altre cose abbiamo appunto intervistato le figure più importanti di AmCham e ci spiegano anche come andare a fare affari negli Stati Uniti,
anche appunto e nonostante questi dazi. Quindi è questa un po' la ricetta per investire sul mercato americano, che poi appunto troverete in questo articolo. Grazie Gabriele. Proseguiamo allora oltre, andiamo a vedere la sezione successiva. Nella sezione successiva dunque passiamo ad attualità. Come di consueto in ogni numero, quindi ovviamente anche questo, in questo numero di settembre della rivista Legal, troviamo un interessante dossier realizzato come sempre dalla nostra redazione, finalizzato proprio a monitorare il mercato legale, e all'interno del quale poi c'è la classifica degli studi, di quelli che sono gli studi legali che hanno operato meglio nel mercato di riferimento. In particolar modo a settembre, all'interno della rivista Legal di settembre, la classifica riguarda gli studi legali che hanno operato meglio o peggio, se vogliamo, nell'ambito delle ristrutturazioni. Andiamo a leggere dunque insieme il titolo: Ristrutturazioni, grandi operazioni al palo. I deal di maggiori dimensioni stanno subendo un rallentamento, mentre le imprese si preparano all'entrata in vigore definitiva del nuovo codice della crisi. Dunque, approfondiamo prima di passare alla classifica e quindi andare a vedere un po' come si sono mossi gli studi legali proprio nell'ambito del restructuring. Io ripasso nuovamente la parola a Gabriele, in quanto chiedo, ecco, si parla di un nuovo codice della crisi. Generalmente quando si implementa qualcosa c'è sempre chi è a favore, magari chi è contro, qualcuno non è, quindi si parla anche di critiche forse, no, al testo. Io ti lascio parlare, sì. Vediamo cosa ci puoi dire. Abbiamo appunto fotografato questa iniziativa per la prima volta, un gruppo di studi legali d'affari, e per la precisione sono 22 studi legali appunto in particolare gli avvocati esperti nel restructuring hanno fatto fattore comune, hanno fondato un manifesto per proporre delle modifiche al nuovo codice della crisi d'impresa, che, lo ricordiamo, è entrato in vigore per una parte nei mesi scorsi e che poi nel 2020 entrerà in vigore definitivamente. Quindi, prima di quest'ultimo passaggio, questi avvocati chiedono al governo dei correttivi, e in particolare l'obiettivo di questa iniziativa è rendere la normativa più attrattiva anche per gli investitori che dall'estero provano magari a salvare un'azienda in crisi, quindi mettendo del capitale. Secondo appunto questi avvocati esperti, con questa nuova normativa i rischi sarebbero troppi. E altre criticità sono legate al concordato preventivo, che, così come è stato appunto scritto e pensato dal nuovo codice, rischia di spostare il baricentro, secondo sempre questi avvocati esperti di restructuring, delle procedure del concordato alla liquidazione giudiziaria. Quindi questo in sintesi è il loro pensiero. Come di consueto, all'interno del dossier realizzato da parte della nostra redazione Legal, finalizzato ad analizzare il mercato legale, è presente anche la classifica mensile, quindi anche nel numero di Legal di settembre troverete ovviamente la classifica dedicata al mercato legale del restructuring. Andiamo a vedere quindi insieme quali sono gli studi legali che hanno operato meglio in questo mercato con riferimento alle operazioni che sono state dichiarate da parte degli stessi studi legali negli ultimi 12 mesi. In cima alla classifica, in prima posizione troviamo lo studio legale Molinari Associati, che copre bene il 24% del mercato, guadagnando ben 5 posizioni rispetto al periodo precedente. A seguire abbiamo una new entry, Elexia, la quale chiude con un 14%, copre un 14% del mercato legale, anche questa è una new entry ed è stata appunto inserita nella nostra classifica proprio perché è uno studio nuovo rispetto all'anno precedente, in quanto non era presente a causa di mancanza di documentazione, non avendo appunto dichiarato operazioni particolarmente significative quantomeno. In terza posizione vi troviamo lo studio Giovanardi, anche lo studio Giovanardi è uno forse di quei studi che ha realizzato il salto in avanti più importante, guadagnando ben 11 posizioni. A seguire abbiamo inserito infine Gattai, Minoli, Agostinelli che copre questo studio l'11% del mercato, quindi una new entry rispetto all'anno precedente.
Andiamo a vedere invece gli studi legali che hanno perso posizione nel mercato restructuring. In fondo alla classifica vi troviamo Chiomenti, che insieme a Gianni Origoni, che perdono entrambi questi studi particolarmente importanti, però entrambi perdono 6 posizioni, coprendo solo il 3% del mercato. In fondo alla classifica vi troviamo anche Dentons e Latam. Questi due studi sono stati inseriti tra quelli che perdono posizioni in quanto quest'anno, negli ultimi 12 mesi, non hanno dichiarato operazioni particolarmente significative rispetto invece a quanto fatto nell'anno precedente. Ricordiamo, prima di passare avanti, che queste classifiche sono realizzate dalla redazione Legal in collaborazione con il Centro Studi di Le Fonti sulla base delle operazioni che sono dichiarate da parte degli stessi studi legali coinvolti e che vengono coinvolti negli ultimi 12 mesi, tenendo conto di tutta una serie di criteri, quali il numero delle operazioni, il controvalore, la tipologia, il cliente, il team, ovvero il numero dei professionisti coinvolti e le tecniche legali utilizzate. Bene, passiamo oltre, andiamo a leggere, dare uno sguardo a quello che è la sezione successiva. Abbiamo nella sezione successiva giustizia e professione, troviamo appunto, si parla di riforma del market abuse e anche qui ovviamente si parla di si fa una panoramica di quella che è la normativa e con tutta una serie di incertezze che poi siamo andati a sviscerare. Passiamo nella sezione successiva, invece fisco, si parla di decreto crescita, poi naturalmente all'interno di questo articolo troverete un maggiore approfondimento, quindi un approfondimento dedicato proprio a quello che è il cosiddetto decreto crescita, quindi tutte le novità che esso comporta. Nella sezione successiva, ovvero nella sezione finanza, si parla di obbligazioni sostenibili, leggiamo insieme il titolo: obbligazioni sostenibili, continua il boom, ma l'Italia è ancora al palo. Anche questo articolo molto interessante ha un richiamo in copertina, come vi ho anticipato in apertura. Passiamo oltre, imprese, nella sezione imprese e lavoro invece si parla di Cyber Security Act, leggiamo insieme il titolo: Cyber Security Act, la sfida per imprese e avvocati. Dunque, passo la parola a Gabriele, anche questo articolo ha un bel richiamo in copertina. Cosa ci puoi dire di questo argomento? Cosa emerge dall'indagine che è stata realizzata dalla redazione Legal? Sì, anche questo è un argomento di estrema attualità. Il Cyber Security Act è una normativa europea che è entrata in vigore a fine giugno ed è entrata in vigore anche direttamente in Italia e appunto comporta diverse novità sia per le imprese sia chiaramente per gli avvocati che le assistono in materia appunto di cyber security. Tra queste la principale è quella di rendere omogenei i requisiti di sicurezza e l'attività di controllo a livello europeo attraverso appunto un'agenzia a questo dedicata. Ci sarà appunto una certificazione unica che ha proprio l'obiettivo di evitare incertezze che ci sono state appunto fino a oggi dovute a una frammentazione normativa a livello nazionale, per cui anche in questo caso abbiamo raccolto comunque le opinioni dei principali avvocati, anche dei general counsel di aziende di primario livello che ci hanno spiegato le novità in materia di cyber security. Grazie Gabriele. Ovviamente poi potete approfondire tutto il contenuto, le novità di questa normativa proprio sulla cyber security leggendo chiaramente l'articolo. Passiamo oltre, naturalmente la nostra rivista poi si chiude con le ultime due sezioni, abbiamo innovazione e marketing, leggiamo giusto il titolo, il lavoro nell'era digitale, quindi si parla appunto di lavoro, di quella ancora una volta della normativa con chiaro riferimento anche in chiave digitale, quindi a tutte le novità ovviamente in tema, ed infine l'ultima sezione, professione avvocato. Si parla appunto di business di provincia che ha uno sguardo più internazionale, quindi riguarda anche l'estero. Leggiamo velocemente il titolo: in provincia il business guarda all'estero, la presenza di una fitta rete di piccole e medie imprese rende l'area di Bergamo, particolarmente strategica per gli studi locali, chiamati a supportare le aziende in operazioni di internazionalizzazione M&A e nel passaggio generazionale.
Dunque, io ovviamente vi ringrazio innanzitutto Gabriele per il suo prezioso supporto, per i suoi interventi sempre molto curati e puntuali che ci aiutano ad approfondire il contenuto della rivista Legal ogni mese. Grazie a te Simone, un saluto ai nostri telespettatori. Grazie Gabriele e io e Gabriele naturalmente vi invitiamo a seguirci anche nella prossima puntata dove parleremo del contenuto, andremo a guardare quale sarà il contenuto della rivista Legal del numero di ottobre. Restate qui con noi.